porto di Monopoli, in attesa dell'arrivo della Madonna della Maglia, e con noi un ospite noto nel nostro territorio. Lui è di Noci, l'abbiamo conosciuto come sindaco, ma adesso Piero Liuzzi è senatore. Benvenuto senatore su Eusto News. Come mai questa sua presenza qui a Monopoli per la Madonna della Maglia? Omaggio e onore ad una tradizione che è prevalentemente religiosa, ma connotati di natura territoriale e civile. Un po' tutta la gente con la murgia dei trulli ritiene di avere un riferimento certo in quella che è una tradizione antica, fortemente legata alla storia religiosa di questo territorio, in cui marina e collina si intersecano, dialogano, hanno comuni radici, hanno in particolare quella vocazione alla ospitalità, e la Madonna della Maglia ha un emblema che è quello appunto della ospitalità e della disponibilità al forestiero. Viene dal mare, approda a terra e ha anche questa voglia di essere un po' tutti quanti noi, specialmente in questa stagione della nostra vita, quella in cui assistiamo ad una Puglia sempre aperta al dialogo con popoli e con etnie diverse. E qui mi sembra che la metafora si faccia concreta quando appunto agli sbarchi degli immigranti oggi noi abbiniamo anche a quello che è stato il tragitto della nostra Madonna quando appunto ha deciso di sceglierci e di scegliere appunto l'approdo pugliese per poterci gratificare della sua presenza e anche delle sue grazie. Senatore, in questo momento di crisi di valori, crisi anche della politica, possiamo anche dirlo, però tanta gente qui attorno significa che c'è molta spiritualità. Io sono certo che il fascino che romana da queste coste e che sono fortemente segnate dalla tradizione mariana che viene dal mare ha ancora un appiglio. È sicuramente turismo religioso, è un turismo legato all'evento, ma innanzitutto è qualcosa che nasce dal profondo del cuore e che attraverso questa grande, immensa partecipazione popolare sta a testimoniare decise di costruire la vecchia cattedrale del popolo monopolitano, dedicata al popolo pugliese nei confronti appunto della Madonna. Quando nel senatore, io non so resistere, gli scoop fanno per me, ma si trattò di completare la volta. Lo ammetta. Sì, infatti, buona parte del mio cuore per acquistare le travi. A Monopoli e di Monopoli una notte, mia madre era una monopolitana. Apparve un uomo, anche per onorare la sua memoria, ormai deceduta da circa 20 anni, che legnami ogni anno mi reco qui per ultimare i lavori a Cala Batteria, affinché anche in questa maniera io continuo l'uomo a portare una tradizione familiare. Ma il vescovo, io la lascio perché adesso c'è la diretta con Telenorba, tra un po' lei sarà fra gli ospiti. La ringrazio, vuol farci un saluto particolare, un abbraccio e nuovamente gli amici appunto una che seconda questa e poi bella una iniziativa volta. Ritengo che in questa maniera abbiamo un forte contributo all'informazione, l'informazione come si nota dove scoprì meravigliato le travi unite in forma di zattera, come vedete è a largo, ritornò dal vescovo che questa volta ordinò che si suonassero le campane.